Non è certo la voce ufficiale del gruppo consigliare del comune di Messina, ma l'esternazione musicale rappresenta quelli che frequentatori delle stanze del PD non ce la fanno a trattenere l'entusiasmo per il passaggio del deputato Franco Antonio Genovese a Forza Italia. Questa mattina a Palazzo Zanca non si parlava d'altro, anche perché bisognerà capire in quanti tra i consiglieri comunali di Partito Democratico e derivati seguiranno l'invito dell'ex sindaco di Messina ad andare con lui saltando da centro-sinistra a centrodestra con Gianfranco Miccichè come riferimento politico principale. Inutile dire che la coerenza e i valori politici non abitano a Palazzo Zanca ed ecco che l'ex sindaco di Messina, nonostante i guai giudiziari, si sta dimostrando in grado di svuotare il Partito Democratico, di fatto comandando ancora sulla scena politica messinese. I fedelissimi pronti a seguirlo anche sul territorio degli ex avversari sono il capogruppo al comune Paolo David, Benedetto Vaccarino, la presidente del consiglio comunale Emilia Barrile, incerto Nicola Cucinotta che potrebbe approdare ad altri lidi. Fedeli al mandato degli elettori rimarranno invece Claudio Cardile e Antonella Russo. Sono iscritta al Partito Democratico praticamente da quando è stato istituito, con la sospensione dei 2 anni dal 2013 al 2015 perché a Messina non c'è stato tesseramento, quindi per me non è un'adesione, è un continuare un percorso che io ho fatto nascere per quanto riguarda la mia persona quando è nato il PD in città. Sul fronte opposto, quello che dovrebbe accogliere, Pippo Trischitta, capogruppo di Forza Italia, dichiara semplicemente che non ha nulla contro i consiglieri del PD, ai quali dunque sembra ben disposto ad aprire la porta. Ai cittadini ovviamente non pensa nessuno, votate pure messinesi, tanto poi a mescolare le carte ci pensano i politici a poltrona raggiunta.